Salve a tutti, sono Mattia, per le amiche più intime Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Pop-Up News, la rubrica in cui riassumiamo le notizie della giornata. Rilasciato il secondo trailer di Cats, confermata la seconda stagione del Signore degli Anelli, 2019 da record, mentre Henry Cavill potrebbe essere ancora Superman? Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di Screen Week e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati. Se oltre a vedere il mio bel faccione volete anche ascoltare i Pop-Up News, il nostro podcast è a vostra disposizione. Trovate tutti i link in descrizione. Rilasciato il secondo trailer di Cats. Vi ricordate il primo? Pare sia entrato negli incubi di molte persone a causa di effetti visivi non proprio rifiniti. Il film è difatti la trasposizione cinematografica del famosissimo musical che vede come protagonisti dei gatti. Ecco allora che la computer grafica diventa fondamentale per rendere attori celebri dei veri e propri felini. Il secondo trailer è sicuramente migliore del precedente a livello di ritmo, di montaggio, ma la CGI, e questa è una mia opinione personale, rimane comunque abbastanza traballante. La serie del Signore degli Anelli avrà una seconda stagione. Neanche il tempo di completare la prima, che Amazon ha già deciso di confermare la serie tratta dal Signore degli Anelli per una seconda stagione, richiamando il team di sceneggiatori per cominciare a stendere già il plot, appunto, dei nuovi episodi. Una dimostrazione di fiducia plateale per un progetto ambiziosissimo e che potrebbe diventare la serie più costosa della storia. Le vicende saranno ambientate nella seconda era della Terra di Mezzo, costituendo dunque un prequel per i film di Peter Jackson. 2019 da record, 10 film potrebbero superare il miliardo di dollari. L'annata cinematografica del 2019 a livello di record è già entrata nella storia. Quest'anno infatti ben 7 film hanno già superato il miliardo di dollari di incasso, un traguardo mai raggiunto prima dall'industria. Altre 3 pellicole poi, ovvero Frozen 2, Jumanji The Next Level e Star Wars L'ascesa di Skywalker, potrebbero compiere la grande impresa e così i film che hanno raggiunto il picco del miliardo diventerebbero 10. Un risultato insperato, inatteso, a fronte di un'annata comunque ricchissima di uscite. Henry Cavill sarà ancora Superman? Dopo numerose voci di corridoio che consideravano finito il rapporto tra Cavill e la Warner DC, l'attore ha ribadito in un'intervista che non vede l'ora di tornare nei panni di Superman e che non ha abbandonato il ruolo. Dichiarazioni che però riecheggiano quelle di Ben Affleck prima di rinunciare al mantello di Batman. Inoltre, i propositi di Cavill potrebbero anche essere sinceri, ma sarà la Warner a decidere la sorte di Superman nel prossimo futuro. Al momento la Major non sembra per nulla intenzionata a realizzare un nuovo film sul personaggio. Queste erano le notizie del giorno. Se volete segnalarne altre oppure dibattere, farci sapere la vostra, scatenatevi nei commenti. Per oggi da Mattioschi è tutto, noi ci vediamo domani alla stessa ora. Ciao!